Ciao amici, un TikToker bloccato nel 2027, un pilota che avrebbe visto il futuro durante una tempesta, oppure un uomo che avrebbe incontrato il suo alter ego stappando la sua tubatura. Ecco sette persone che sostengono di aver viaggiato nel tempo. Ti avvisiamo, stai per perdere un po' la bussola. Iniziamo innanzitutto dalla storia affascinante di Soul Survivor, questo viaggiatore del tempo che sostiene di essere l'ultimo superstite del 2027. Javier è un giovane spagnolo, fervente utente di TikTok. Nei suoi video dichiara di essere un viaggiatore del tempo, che sarebbe attualmente incastrato nel 2027, e di essere l'ultimo superstite della Terra. Ha dichiarato di essersi svegliato da solo in un ospedale a Valencia, in Spagna, che non ci sia più nessuno con lui, che rimangono solo edifici e auto e che le strade sono vuote. Sotto il nome di Unico sopravvivente, che significa unico superstite, Javier condivide da febbraio 2021 dei video in cui è solo, nei parchi, nelle chiese, nei negozi, nelle metro e molti altri posti. Non c'è anima viva, ma ha comunque la connessione all'elettricità. Incredibile. Quando gli internauti gli chiedono come mai riesce a condividere video, Javier spiega che ci sia una specie di connessione tra il 2021 e il 2027. Beh, Javier non sarà preso molto sul serio, perché anche se i suoi video sono fatti molto bene, la sua storia è davvero strana. Ma Javier non è l'unico a provare a far credere alle persone che viveva nel futuro. Lasciaci raccontare altre sei storie incredibili di persone che hanno sostenuto di essere viaggiatori del tempo. Ecco Adam Archon, un americano come gli altri, o meno. Avendo fatto apparizioni inquietanti sui social, l'uomo sostiene di sbarcare dal 2045 e di detenere informazioni molto importanti per l'umanità. Ultimamente ha deciso di rilasciare un'intervista al canale Apex TV, che condivide i fatti paranormali e che è seguito da più di 1 milione di follower. Sul video, l'uomo parla dei suoi viaggi nel tempo con tutta la serietà del mondo e fa persino rivelazioni clamorose, e per dimostrare la sua buona fede ha accettato di sottoporsi a una macchina della verità. Il viso sfocato, Archon ha dichiarato di essere nato nel 2019 e di aver viaggiato nel tempo per venire nel passato e informare l'umanità di quello che succederà nel futuro. L'uomo ha rivelato che ci sarà un'invasione di alieni nel 2028, che alcune città come Los Angeles saranno completamente inghiottite sotto l'acqua e che se ha scelto di lasciare il 2045 è a causa delle condizioni climatiche difficili. Ma la cosa più interessante è la grande rivelazione sul nome del presidente degli Stati Uniti che sarà in carica nel 2045. Infatti, Archon ha dichiarato che nel 2045 non ci sarebbe un presidente, ma una presidente di 37 anni, la quale si chiamerebbe Yolanda Renee King e che sarebbe la nipotina di Martin Luther King. Difficile non crederlo quando si sa che al giorno d'oggi, appena tredicenne, la ragazzina segue già le orme del suo illustre nonno. Yolanda ha portato più volte le bandiere durante manifestazioni per protestare contro il porto d'armi e contro la violenza fatta ai neri, ma se alcune delle sue rivelazioni sembrano logiche, altre sono inverosimili. Inoltre, nulla dimostra che la macchina funzioni perfettamente, tuttavia la scena è esilarante e anche se Archon farà fatica a convincere tutti, avrà comunque fatto ridere molte persone. Noah Novak e Noah Novak sono due uomini, ma la stessa persona contemporaneamente. Sostengono di aver vissuto una cosa incredibile e hanno deciso di rilasciare un'intervista ai media per raccontare la loro storia. Novak sostiene di essere un viaggiatore nel tempo che viene dal 2030 e che avrebbe incontrato il suo alter ego nel 2070. I due uomini sostengono di essere la stessa persona. Nel video, uno dei due uomini dichiara che l'altro Noah gli ha fornito delle informazioni personali che lo hanno portato a credere che sono una sola e stessa persona. Dice che il secondo Noah sapeva tutto di lui come se avesse sempre vissuto con lui. All'epoca dell'intervista i due Noah avevano sostenuto che Trump fosse di nuovo eletto presidente nel 2020, che l'intelligenza artificiale avrebbe dominato il mondo, che la vita su Marte sarà possibile, che non ci saranno più auto e che il Bitcoin diventerà la principale moneta mondiale. Benché tutte queste rivelazioni sembrino realistiche, i due Novak hanno fatto nascere una pioggia di prese in giro. Alexander Smith era un uomo come molti altri. Un giorno, nel 1981, sarebbe stato reclutato dalla CIA per una missione top secret. Secondo lui, sarebbe stato incaricato di viaggiare nel futuro fino al 2118 e di portare con sé prove del suo viaggio. Ultimamente, decise di condividerlo con gli internauti e di darne più dettagli. Allora, registrò un video a volto scoperto e con una prova inconfutabile e tangibile, una foto della città in cui è andato. In un video, visualizzato più milioni di volte, l'uomo mostra l'immagine sfocata di una
città, ma non precisa come sia potuto arrivare né dove si trova. Sembrava mostrare grandi edifici verdi formati in modo strano. Smith sosteneva che l'immagine era di pessima qualità a causa della deformazione che ha subito durante il viaggio. Secondo lui, la foto originale gli sarebbe stata sequestrata dal governo. Mettendo al contempo in guardia contro le numerose minacce per la razza umana, l'uomo ha dichiarato che a metà del XXI secolo la Terra sarà invasa da extraterrestri. Smith ha anche invitato gli abitanti della Terra a lottare attivamente contro il riscaldamento climatico, il quale secondo lui aveva creato scompiglio nel futuro. Alexander ha dichiarato che, registrando questo video, rischiava la sua vita visto che la CIA lo ricerca al giorno d'oggi per divulgazione di dati segreti. Ha dichiarato che attualmente viveva nascosto e che aveva fatto questo video per assicurarsi che tutti sapessero prima che venga catturato e ucciso. Ora che ha portato a termine la sua missione, non dovrebbe piuttosto integrare un ospedale psichiatrico? Cosa ne pensi? Robert Victor Goddard, da vivo, era un alto comandante nel Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno, nel 1935, Goddard decise di sorvolare un aerodromo non lontano da Edimburgo, ma durante il volo il pilota incontrò una tempesta violenta. Venne preso da strane nubi marroni-gialle che mancarono di poco nel provocare uno schianto. Allora Goddard perse il controllo del suo veicolo, il quale iniziò a girare in una spirale verso il suolo. Provando al contempo di evitare il crash, il pilota si dirigeva verso l'aerodromo più vicino, ma mentre stava per arrivare, la tempesta si eclissò improvvisamente, lasciando spazio a un sole raggiante e splendente. Quindi Robert Goddard poté riprendere serenamente il suo volo, ma si rese conto che quello che sorvolava non somigliava assolutamente a ciò che ha potuto vedere fino a quel momento. Il pilota osservò che gli hangar erano stranamente cambiati. Ormai ospitavano 4 aerei, 3 erano biplani che gli erano familiari ma che erano dipinti di un giallo strano, e il quarto era un monoplano che la RAF non avrebbe dovuto avere nel 1935. Per quanto riguarda i meccanici, indossavano salopette blu, mentre quelli della RAF indossavano il marrone. Fu anche stupito che nessun meccanico presente quel giorno avesse notato la sua presenza mentre volava a bassa quota. Questa esperienza destabilizzò molto il nostro pilota, che pensava tuttavia di aver proprio i piedi per terra. Lasciando la zona, Goddard incontrò di nuovo la tempesta, ma riuscì tuttavia a cavarsela sano e salvo per tornare ad Andover. La cosa più incredibile è quella che 4 anni dopo la RAF ha iniziato a dipingere i suoi aerei in giallo e ad utilizzare le divise che Goddard aveva visto durante il suo volo. Quindi Goddard sarà stato la causa di questo cambio, o no? Era davvero un viaggio verso il futuro o una semplice allucinazione? Hai sicuramente già visto questa foto sul web, ma non ti abbiamo mai parlato della sua storia. Vorresti saperne di più? Benissimo, siamo per fare un piccolo viaggio nel tempo. Non ti preoccupare, sarà un viaggio molto breve. Risaliamo soltanto nell'ottobre 2000, quando un certo John Titor appare in una foto. Pubblicando quest'ultima su forum che parlano di viaggi nel tempo, l'uomo sosteneva di venire dal 2036. Osserverai che la foto presa in Canada risale agli anni 40, vedendo le acconciature degli uomini che appaiono. Puoi vedere una grande folla di persone che sembrano osservare qualcosa. A destra dell'immagine un uomo vestito con un abbigliamento del XXI secolo. Si distingue dalla massa, si tratta di John Titor. Vestito con occhiali da sole, una camicia e una felpa, l'uomo aveva tra le mani quella che somigliava a una Polaroid. Sosteneva di essere un soldato assunto dal governo nell'ambito di un programma top secret, incaricato di tornare nel 1975 per recuperare un computer IBM 5100. Dice di aver fatto un piccolo scalo nel 2000 per andare a trovare la sua famiglia e ne ha approfittato per informarci di qualche predizione. Aveva dichiarato, tra le altre cose, che una guerra civile sarebbe scoppiata negli Stati Uniti nel 2015 e che quest'ultima avrebbe separato la Costituzione americana in 5 unità distinte. L'analisi della foto ha rivelato che quest'ultima non fosse stata ritoccata, cosa che ha fatto solo aumentare le credenze intorno a questo argomento. Nonostante questo, altre persone non hanno aderito alle sue dichiarazioni e pensano a un grande scherzo. Per loro questo John Titor era semplicemente in anticipo sui tempi. Peraltro, avevano delle controprove. Gli occhiali erano molto simili a quelli utilizzati dall'attrice Barbara Stanwyck nel film Bane nel 1941. La camicia era un maglione di lana fine, molto di moda in quel periodo. E la felpa era un cardigan alla fine, vestito che indossavano gli uomini negli anni 40. Per quanto riguarda la telecamera, era solo una torcia elettrica Kodak. Questa storia ti ha mandato fuori di testa? È normale. Il caso di Titor rimane uno dei fatti paranormali più accattivanti e popolari del mondo, commentati da specialisti molto seri. Nel 2006 uno svedese di nome Håkan Nordqvist si trovava nella sua cucina. L'uomo di 36 anni voleva riparare il suo lavandino tappato. Impegnato a contorcersi per raggiungere le tubature del fondo, Håkan scoprì a un certo punto un tunnel nascosto a casa sua. Quest'ultimo era illuminato da una luce strana. Allora l'uomo decide di percorrerlo, non chiedermi come. Quando è uscito da questo tunnel si rese conto che aveva fatto un viaggio verso il futuro. Allora incontrerà una versione di sé più anziana, visto che i due uomini si assomigliavano come due gocce d'acqua e avevano lo stesso
stesso tatuaggio sul braccio. Quest'uomo spiega al suo alter ego che fossero nel 2042. Akan decide allora di fare un piccolo video di quello che stesse vivendo, in modo da dimostrare le sue affermazioni quando sarebbe tornato nel 2006. Akan è successivamente tornato alla sua epoca e ha portato con sé il video famoso, che mostrava i due uomini insieme. Se è riuscito a convincere migliaia di persone con la sua storia, altre persone più ragionevoli non credono assolutamente in una vita dopo la tubatura, sostenendo il fatto che questo scherzo è stato creato a fini pubblicitari per un fondo pensione, quindi Akan avrà fatto il suo viaggio nel futuro per niente. Allora, cosa pensi di queste storie incredibili? Non dimenticarti di dare un'occhiata alla nostra nuova pagina Facebook, cliccare mi piace e condividere i nostri video con i tuoi amici. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!